E allora ragazzi, questa sera prepareremo la fugassa, che è la fine del mondo, prepararsela così, guardate ragazzi, io la adoro. E la prepareremo con la ricetta della mia mamma, che voi avete già, ma che questa sera faremo assieme, perché ovviamente quando io preparo una ricetta, cerco sempre di fare dei video per farvi vedere bene tutti i passaggi e tutto quanto, però magari, non so, salto qualcosa, può succedere. Allora, questa sera la vedrete proprio live. Boh! Mamma che voglia il focaccia, ho letto l'ultimo commento. Veronica, dai, tira fuori ingredienti e impasta. Allora, ragazze, prima di partire, voglio dirvi una cosa. Voi troverete la ricetta della fugassa, la troverete sul mio profilo. Boh, io in questa ricetta, quanti cuori, in questa ricetta vi ho messo di prepararla alla sera tardi, cioè alle 11 e mezza così, proprio prima di andare a letto, perché proprio mia mamma la preparava prima di andare a letto e poi la trovava pronta da lavorare al mattino. Ma io ho detto, mamma mia Carla, come faccio a fare una diretta alle 11 e mezza di sera? Beh, insomma, potevo anche farla per darvi la buonanotte, diciamo, vabbè. Ma ho detto no, la devo fare alle 8 e mezza. Allora, ragazze, io la farò con voi. Perché oggi mi avete scritto in tante che in tante la staranno facendo con me. Bene, ma voglio dirvi questo: se la rifarete, rifatela verso mezzanotte, così non dovete riprenderla, perché questa sera che la facciamo prima, che la facciamo adesso, prima di andare a letto, cioè verso le 11 e mezza, mezzanotte, gli dovremo dare un po' di girate con una Marisa, gli faremo un po' di pieghe, diciamo. Io poi vi farò vedere il video di come farò. Ma una stupidaggine. Poi quando ho l'impasto vi faccio vedere meglio, proprio appena l'ho fatto. Per cui ragazze, bando ai ciance e se parte. Allora, adesso inquadro basso e portate pazienza, magari se non vi leggo tutte, perché qua c'ho, adesso devo concentrarmi. Tose, finio da ridere qua. Allora ragazze, qua io mi sono già preparata tutte le farine. Questa sera useremo la foglia. L'altra volta io ho usato il gancio. L'altra volta io ho usato il gancio perché solitamente per fare la fugassa si usa il gancio. Ma siccome è un impasto abbastanza morbido, con la foglia incorporeremo più aria. Per cui pronti via. Abbasso la mia foglia e l'aziono a uno. Perché faccio questo movimento, ragazze? Perché voglio mescolare bene le farine. Prima cosa da fare, contraria da tantissime ricette, ma la mia mamma la fa così e io sto fedele alla mia mamma, prendiamo un cucchiaio raso di sale. Io uso il sale, quello rosa, per cui lo buttiamo dentro alle farine così e lasciamo mescolare. Bene, 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 ragazze, eh? In modo che si setacci bene, si setaccino bene sia i due tipi di farina che vi ho messo, sia il sale si distribuisca bene alla farina. Boh. Per cui, ragazze, adesso 30 secondi lo lasciamo andare. Benissimo, stoppo l'impasto. E alzo la mia foglia. Eccola qua. Formiamo un buchetto al centro, cioè spostiamo un pochettino le farine, proprio come voi aveste tutto, diciamo, tutto il composto, voi lo aveste sul piano, eh? Facciamo proprio un bel buchetto al centro così. Ok, ragazze. Aspetta che leggo un attimo prima di ripartire. Non ho la planetaria, penso vada bene anche il bimbi. Allora, ragazze, sì, qua c'è tanta farina e il bimbi ha la lama sotto. L'unico dubbio che ho è quello, ragazze. Mia mamma la faceva a mano, brava. Per cui, ragazze, se non avete la planetaria, io vi consiglierei
di prendere una ciotola bella grande e farla a mano. Bisogna un po', insomma, sì, impastarla, però ragazze, sì, io ho paura che il bimbi sia troppo impasto, ecco, per il bimbi, capite? Troppa farina ho paura. Allora, ho fatto il buco. Allora, formare un buco al centro, così. Adesso andiamo a versare cosa? Versiamo la nostra prima parte grassa, che è il burro sciolto. Eccolo qua. Bene. Versiamo la nostra seconda parte grassa, che è l'olio. Brave, bravissime. Poi versiamo lo zucchero, perché dobbiamo mettere i grassi con gli zuccheri, ragazze, perché si aromatizzano, che se è un piacere, mia mamma dice sempre così. E ragazze, cosa tocca adesso? Ma la meraviglia! Eccolo lo spumadoro, ragazze! Sode spumadoro, eccolo qua. Se non avete lo spumadoro, ragazze, potete mettere aroma vaniglia, aroma arancia e l'aroma limone. Dovete un po' mescolarli assieme, cioè mescolarli assieme un po', un po' e un po'. Questo qui è l'aroma spumadoro. Eccolo qua, per cui poi casomai vi metterò anche il tag, ok ragazze? Ma mai paura, noi andiamo avanti, lo zucchero, l'aroma e mettiamo il lievito sciolto nel latte. Allora, qua ragazze mi avete chiesto in tanti, aspetta che non vedo più niente, eccolo qua. Allora ragazze, io qua mi sono messa il lievito di birra, vedete? Eccoli qua, qui sono i nostri 10 grammi. Allora ragazze, cosa dobbiamo fare? Io qua vi ho detto un bicchiere e mezzo di latte. Ovviamente in tante mi avete detto, sì Carla, ma un bicchiere e mezzo, quanto latte è? Allora stasera vi peso il latte. Per cui penna alla mano ragazze, penna alla mano, mi raccomando il latte, temperatura ambiente. Dopo vi metto il tag. Cos'è lo spumadoro? Lo spumadoro è l'aroma delle fugasse. Non può esserci fugassa se non ha lo spumadoro, perché proprio la riconosci il profumo, lo riconosci proprio. Per cui, ragazze, prendiamo il nostro latte e andiamo a pesarlo. Verso il primo bicchiere, che sarà il bicchiere dove scioglierò il. Mamma mia, stavo rovesciando il latte, che paura! Allora, il mio primo bicchiere pesa 310 grammi di latte. Eccolo qua. E questo è il mio primo bicchiere. Poi vi peso il mezzo, ma sono circa 150 grammi. Per cui di latte in totale sono 450 grammi. Adesso sciolgo il lievito. Ciao Franco! Ciao Elisa! Dove lo troviamo? Allora ragazze, lo spumadoro è della pasticceria Fraccaro, qua vicino a casa mia di Castelfranco. Per cui loro hanno uno shop, come si dice, dovreste trovare anche la pagina, ve l'avevo taggata qualche giorno fa, la pagina qua su Instagram. Potete andare sullo shop da loro oppure su Amazon. Io ho visto che sullo shop non hanno la spuma d'oro, però se gli scrivete, secondo me ve la mandano. Ok, ragazze, sciogliamo bene il nostro lievito. Prova su Amazon o all'Esselunga? Sì, adesso all'Esselunga non so, ma su Amazon ho visto che c'è. Costicchia, ragazze. Ciao Patrizia, allora quanto latte? L'ho pesato, 310 grammi è un bicchiere e poi metà, aggiungi un'altra metà. Allora ragazze, qua io ho sciolto, per cui vado sempre a versare nel buco delle farine il bicchiere di latte, eccolo qua, e ne aggiungo altro mezzo, per cui adesso ve lo peso, eccolo qua, guarda. Ne ho messo 155, un bicchiere e mezzo di latte. Bene, adesso riabbassiamo, aspetta che inquadro qua. Riabbassiamo, vedete, vero? Bene, riabbassiamo la nostra foglia e la riazioniamo. Mamma!
L'ho messa a 2 a 1, mi raccomando, Tove. Mamma, stavo facendo un massacro. Aspetta. Lasciamolo andare. Voi vedete adesso che si asciugherà molto perché mancano le uova. Ciao Monica, ciao Elisa. Eccolo qua, vedete come si asciuga, ma va bene così perché prima devono incorporarsi bene questi liquidi, ragazzi, eh? Non preoccupatevi, eccolo qua. Allora, tenete che l'impasto non vada fuori, adesso io l'ho fermata in un punto un pochettino così. Tiriamo giù il nostro impasto, eccolo qua, benissimo, e andiamo ad aggiungere le uova. Ecco, una o due alla volta, ragazze, eccolo qua. Uno, riabbassiamo. Aspettate che scendo. Eccolo qua. E impastiamo. Piano piano. Eccole qua. Cioè, piano piano lui si bagnerà ancora. Allora, Silvia, 330 è il bicchiere con latte sciolto, con lievito sciolto, più 155 ne ho messi dopo. Per cui il totale del latte, ragazze, sono bravissime, circa 450 grammi. 5 grammi in più non cambia niente. 5 uova, ragazze. Ma la lista degli ingredienti, ragazze, ve l'ho pubblicata prima, per cui non vorrei farvi confusione, guardatela bene prima. L'unica quantità in grammi che mancava era il latte, perché io vado a bicchieri, no? Per cui il totale del latte da aggiungere sono 455 grammi. Questo è quello che ho messo io. Per cui impastiamo, vedete come si sta riamalgamando, come è sceso l'impasto. Subito sembra venga su e prendete un attimo paura, fatta con la planetaria, perché se fate a mano, insomma, gestite a volte anche meglio l'impasto. Però adesso lei va. Allora, ragazze, qua bisogna impastare per una bella decina di minuti, lo stesso a mano. Per cui adesso che ho visto che l'impasto, avete visto che si è un po' ammorbidito, dovete aumentare la velocità. Eccola qua. Perché dobbiamo aiutare l'impasto, ragazze, mi raccomando. Per cui aumento la velocità. Aspettate che prendo uno scottex perché ho bagnato dappertutto, un secondo e arrivo. Eccomi qua. Ho fatto un macello. Ti pareva strano che non sporcavo? Sentite l'aroma come si sente adesso. A mano, dai, ed è gomito, esatto. Aumento un altro po'. Ovviamente la planetaria aiuta tanto, ragazze, vedete, perché c'ho da via sta velocità. No, sta velocità, però ci metti di più a mano, devi lavorarlo anche un quarto d'ora, 20 minuti a mano. E poi voi vi accorgerete che l'impasto diventerà sempre più liscio, sempre più amalgamato, ragazze. Ho messo tutto, aspetta che mi guardo attorno perché sì, ho messo tutto. Vi prendo anche una Marisa e arrivo. Eccola. State seguendo, ragazze, tutto chiaro? Adesso, vedete, passato un minuto, io la stoppo. La stoppo, vedete che ha ancora i grumetti. Faccio scendere un po' l'impasto, vedete, in modo da così. Eccolo qua. Mi tiro un po' l'impasto che magari vedo depositato di lato. Vedete, a mano in realtà queste cose le fareste automaticamente, no? Eccolo qua. Poi riabbasso, si è mossa una pentola, riabbasso e riparto, eccolo qua, e riparto sempre a 2,
perché ovviamente devo stimolarlo questo impasto, capite ragazze? Me macio dappertutto. 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 Chiarissimo. Ciao Vane! Mi sono persa all'inizio, ma hai paura, salvo la diretta. L'ho messo a 2, un colpetto a 4. Così lo aiutiamo a sviluppare la maglia glutinica. Cosa sto facendo? La fugassa. Cosa faccio fatica anche a leggere. Portate pazienza. Guardate l'impasto. Guardate che adesso prendo il telefono. Mi avvicino sempre. Aspetta, 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 aspetta. Là. Eccolo qua, ragazze. Vedete? Vedete come si sta incordando l'impasto? Da prima che era tutto grumoloso. Grazie, grazie, grazie Ale. Ciao Anna. Ecco qua, vedete ragazze. Per cui noi lo lasciamo andare un pochettino così perché deve proprio lisciarsi l'impasto, eh? Cosa mi tocca leggere, Lori? Te avanzi una cena solo per la frase che ti hai detto adesso. Segnala, segnala. Vedete come si sta lisciando, è un spettacolo, è un spettacolo. Ciao Silvia, ciao Rosy. Carla, si può fare col bimbi? Ne abbiamo parlato, guarda, proprio 10 minuti fa. Allora Anna, col bimbi ho qualche dubbio per la quantità, perché qua stiamo parlando che siamo sul chilo abbondante di farina e ho paura che non mi impasti bene. Sarebbe da provare. Ne escono 2, sì Elisa. Bene ragazze, aspetta che rigiro il telefono. Ho girato giusto? Aspetta, perché questa giù mi arma in braccio. Aspetta, Beh, c'è un profumo qua che te puoi dire. Allora, fatta col bimbi dimezzando la dose, farmi là. Spuma d'olio lì per 1,10 euro, eh sì. Guardate che bello l'impasto, ragazze, lo vedete? Guardate che bello, guardate come cade. Questa è la consistenza. Allora, adesso vi dico una cosa importante. Io vi ho detto 5 uova, ma se voi avete delle uova grandi, ok? Se voi avete le uova grandi, può darsi che a questo punto vediate l'impasto un po' troppo liquidino. E cosa bisogna fare? Potete aggiungere un po' di farina a questo punto, sapete ragazze, non succede niente. Se lo vedete più liquido del mio, aggiungete un pochettino di farina, perché ovviamente ragazze, per essere precisi, in pasticceria bisognerebbe dare i grammi delle uova, cioè io dovrei dirvi 200 grammi di uova, ok? Voi dovreste pesare le uova e in base a al peso siete sicuri che la matematica non è un'opinione e viene perfetto. Ma purtroppo queste ricette noi le troviamo a quantità, perché ovviamente una volta le mamme, le nonne, ti capissi che ne che pesava i grammi dei ovi. Boh. Ciao Matilde, provo come ta dose. Mamma Anna, guarda che rischi, rischi, perché ragazze ricordatevi sempre che dimezzare tutto non va bene, non va bene. Non va bene e non va bene, tipo il lievito non va dimezzato, punto primo. Lo zucchero, attenzione. Ciao, io ho provato col bimbi ma non si riesce, dividendo l'impasto diventa perfetto.
Ecco, ragazze, la nostra amica Silvia ha provato, ecco, perché io non ho provato col bimbi, per cui non voglio dirvi una cosa per un'altra che dopo mi dite, mamma Carla. Ecco, per cui se ha provato la Silvia, io ho visto la focaccia della Silvia, l'avete vista anche voi perché l'ho pubblicata, per cui ci fidiamo. Metto nel lavandino questa. E trasferiamo l'impasto, ragazze, perché se finì a fiera, finito tutto. Arrivo. Fermela, che metto a bagno questo. Mi lavo le mani perché ho l'impasto anche sulle braccia, vero? Ecco qua. Boh. Eccomi qua. Che torno. Torno. Eccola qua. Allora, ragazze. Cosa bisogna fare adesso? Non bisogna lasciare l'impasto qua, perché l'impasto crescerà tanto, ragazze, ma crescerà tanto, ma crescerà tanto, aspetta che sposto. Ma crescerà tanto, Carla non sta a fare danni, tigidi, finì la sagra. Allora, ragazze, cosa bisogna fare adesso? Aspetta che mi sono dimenticata. Prendo un po' di olietto e arrivo. Fermela. Ferme. Ecco qua. Sì, perché tutte le sere dico, aspettami che mi preparo tutti gli ingredienti, mi preparo questo, mi preparo quello. Alla fine mi metto a cucinare, pare impossibile, ma manca sempre qualcosa. Io la faccio più tardi, non la tocco fino a domani, giusto? Bravissima Elisa, falla alle 11:30 così, così non devi più toccarla, perché io adesso che l'ho fatta con voi, ragazze, aspetta che ho visto un pelucco, adesso che l'ho fatta con voi, dovrò, siccome adesso sono le 9 e ho finito di impastare, sono le 9, io adesso la rovescio qua, però ragazze so già che quando saranno le 11:30, mezzanotte, gli do un po' di giri e... vi faccio vedere come, ma è semplicissimo. Basta muoverla un pochettino per diciamo riattivarla. Se anche non fate proprio le pieghe, non importa, ragazzi, perché non sono necessarie, capito? Allora, ragazzi, adesso prendiamo. Niente, mi serve uno scotch e spicco. Arrivo, fermela, ragazze. Io avrei bisogno, quando faccio le dirette, avrei bisogno di un assistente, vero? Allora, ragazze, fermela. Prendo un pochettino di olio. Io mi prendo questa vaschetta qua, vedete? Quella che io uso per le pizze. Però voi dovete prendere una pirofila bella grande e che possiate o sigillarla, per cui col coperchio ermetico, oppure mettere la pellicola proprio bene, 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 bene. Se andate a vedere nelle mie storie dove l'ho fatta la settimana scorsa, l'avevo proprio sigillata. Per cui mettiamo un po' di olio nella base. Aspetta che vi faccio vedere, ecco qua. Prendo uno Scottex e bagno, diciamo, la superficie, i bordi, perché la focaccia poi, domani mattina, troverete un impasto ben importante, ragazze, no? Allora, mettiamo un po' di olietto, che allora lei si stacca volentieri, no? Ecco qua, bagnate bene i bordi. Olla! Perfetto. Adesso... Prendiamo il nostro impasto e lo rovesciamo. Per cui io ho questo tarocchetto, ragazze, che se guardate come pulisce bene, se è proprio a fine del mondo. Allora, rovesciamo il nostro impasto. Guarda che roba, che meraviglia! È un impasto bellissimo. Io vedo già, per non parlare del profumo. Eccolo qua, ragazze, fantastico. Allora, vedete come ho diciamo rovesciato il mio impasto. Vedete cosa faccio io adesso? Faccio così, ma siccome è un impasto che tende, vedete, ad appiccicarsi, eccolo qua. Cosa si fa adesso? Prendiamo l'olio, mi metto così, guardate, mi bagno le mani così e olio leggermente questa parte, vedete, la tampono così. Perché? Perché poi quando questa parte poi spolvereremo con un pochetta di farina lo stesso, però la olio così, per cui un altro pochetto, eccola qua, la olio così, brava, la distribuisco bene perché poi lei avrà tutto lo spazio per crescere, ragazze, eccola qua,
così vedete io riesco a stenderla senza che mi si appiccichi alle mani. Poi cosa farò fra 2 ore e mezza, 3? Lei sarà un po', si sarà un po' rilassata. E io cosa farò? Andrò a toccarla e andrò a fare delle pieghe, vedete ragazze, così. Potete già farle anche adesso, vedete? Eccole qua. Possiamo già farle anche adesso. Così, cosa succede con le pieghe, ragazze? Noi diamo forza all'impasto. Eccolo qua. Per cui così mi bagno adesso le mani leggermente, vedete? Così. Proprio poco. Perché ovviamente, eccola qua, devo... Eccola qua. Perfetto. Là. Adesso io ho fatto queste pieghe, eccola qua, ho fatto queste pieghe e la lascio che lei si rilassi. Eccola qua. Bella la mia fugassota, che in realtà ne vengono fuori 2. Bene. Allora ragazze, la lasciamo così. Cosa faccio adesso? Ah, una spolveratina. No, la spolveratina gliela metto proprio prima di andare a letto. Olio di semi di girasole, ecco, ma anche olio extravergine. Diciamo che quello ha un po' di gusto, mentre il girasole è molto neutro, per cui io vi consiglio questo. Io adesso la lascio rilassare, poi prima di andare a letto, quanti cuori! Ragazze, belle! Prima di andare a letto, come vi ho detto, la riapro, gli do, faccio un giretto di pieghe come vi ho fatto vedere. Li metto un pochettino di olietto così diciamo da non renderla appiccicosa, spolvero con un pochettino di farina di riso e chiudo. Adesso vedete, chiudo così. Eccolo qua. Eccolo qua. È il contenitore dove io metto sempre a lievitare le pizze, ragazze, no? Eccomi qua. È il contenitore dove io metto sempre a lievitare le pizze. Perché? Perché è un contenitore, vedete ragazze, che mi resta chiuso così ermeticamente e crea proprio una camera di lievitazione, cioè gli crea la giusta umidità. Cosa importantissima, ragazze, che adesso vi dico, aspettate che libero due cose qua. Ferme là che arrivo, eh. Ferme là che arrivo. Ferme là che arrivo. Là. Mi sposto perché così vi faccio vedere un'altra cosa. Allora, porto questi di qua, mi sciacquo le mani, se no mi attacco dappertutto, ragazze. Un secondino solo. Eccomi qua. Sono ancora qui. Ecco, brava Lori, la lascio a temperatura ambiente che adesso vi faccio vedere. Adesso io vi faccio vedere tutto, che è qua Carla che si deve sistemare perché fa casino sempre. Ecco qua. Allora, cosa faccio io adesso? Prendo la cassettina e la metto a temperatura ambiente sopra, ragazze, un piano di legno. Questo è un passaggio importante, ragazze, perché? Perché se voi mettete un impasto a lievitare su un piano come si dice, freddo, voi ostacolate un pochettino la lievitazione, per cui non va bene. La lasciamo proprio così. Io adesso, siccome questo è un contenitore apposta per la lievitazione, non metterò canovacci, non metterò niente, ma se voi mettete il contenitore con la pellicola, sopra la pellicola, canovaccio umido. Aspetta che leggo. Ciao Sonia! Tu sopra metti la granella di zucchero, ma si possono mettere anche le mandorle? Sì, puoi mettere anche le mandorle. Puoi mettere anche le mandorle, però domani, non adesso, non adesso, eh. Adesso dobbiamo lasciargli che si impasti e basta. Per cui ragazze, avete visto cosa ci mettiamo a fare l'impasto della focaccia? Cioè, è perché io chiacchiero, ci ho messo mezz'oretta, sennò vo via come un treno e... È più il tempo che poi lascio andare un po' la planetaria, ma insomma, dai via. Mezz'oretta tra una roba e l'altra se la fate a mano, questa. Boh, dove si trova il contenitore? Allora, il contenitore lo potete trovare, beh, dalle mie amiche di Pengo, non so se ci sono questa sera, oppure penso anche su Amazon, se siete lontane.
Dove si trova il tuo grembiule questa sera è rimasto nero. Non del tutto, non del tutto, però ieri sera, perché si vede poco dalla telecamera, ma ieri sera pensate com'ero presa che si vedeva dal video che ero bianca come la farina. Vabbè, dai, Tose, che cinema. Se uno non ha il contenitore di plastica, se uno non ha il contenitore di plastica, deve versare l'impasto in una ciotola bella grande, con la possibilità che sia o ermetica con un coperchio, tipo, non so, i contenitori quelli lì, sapete, tipo quelli della Tupperware, adesso mi viene in mente quei, oppure se mettete un contenitore di acciaio, che mettete la bella pellicola o in vetro, mettete bene la pellicola e sopra canovaccio umido. Ciao dallo spaventapasseri. Ciao spaventapasseri! Ma la fugassa sostituisce la colomba? No, sono due impasti diversi, sono due cose diverse. Lori, la fugassa è mille volte più buona. Oh, anche a mia, vedo come ti. Cioè, la fugassa, perché focaccia, se sbagliaccia, Marle, così. La fugassa, ragazze, è proprio una fetta tira l'altra. La colomba, meno, secondo me, meno. Ma infatti io, questa sera ho fatto così, per cui è proprio l'impasto della fugassa. Ma la prossima volta farò l'impasto per la colomba e vorrei partire con questo. Boh, per cui è un esperimento che sto facendo. Ma cosa volevo dirvi stasera prima di chiudere, perché in realtà abbiamo finito. Allora, ragazze, domani, giornatina di riposo, ma ci vediamo domenica. Domani ci vedremo con le storie, ma domani non ci sarà la diretta. Domani, mangio più o meno un po' più tardi e poi mi stravacco sul divano. Si dice così? Sì, dai, domani sera me la godo. Me sto un po' in relax, però. Mi raccomando, preparatevi perché domenica pomeriggio pensavo di fare una diretta alle 3 e domenica pomeriggio alle 3 faremo la colomba istantanea, ovvero la colombetta di Pasqua, cioè il dolce, però senza riprese di lievitazioni, cioè col lievito istantaneo. Andiamo via dritti, per cui facciamo l'impasto, rovesciamo sullo stampo a colombetta. Via in forno e a sera se mangia a colomba. Vi piace l'idea, ragazze? La proverò a fare di sicuro. La fugassa è una delizia mille volte molto meglio della colomba. Ma domani ci fai vedere come si cucina. E ciao! Per cui, ragazze, io adesso ho finito di farvi vedere la ricetta. Grazie per i cuori! Grazie, che bello vedere i cuori. Che bello, grazie. Per cui stasera adesso io la metto a riposo. Come vi ho detto, prima di andare a letto gli faccio due pieghette e poi gli metto uno spolvero di farina sopra, chiudo e a nanna. Domani mattina vi faccio vedere le storie su come vado avanti a finire la preparazione della fugassa. Ecco, ragazze, io vi ho detto tutto, per cui domani non ci sarà la diretta. Domani facciamo un giorno di riposo, ma domenica pomeriggio si fa la colomba istantanea insieme. Ragazze, sono troppo felice anche stasera per la compagnia di quante eravate anche stasera. È stata un'altra oretta più o meno, veramente passata in allegria con voi. Spero di avervi fatto compagnia anche stasera. Spero di avervi portato un po' di spensieratezza anche stasera. Io vedo tanti cuori e mi batte a 3000 il mio. Per cui, ragazzi, cosa posso dirvi? Vi mando un mega bacione che non finisce più. Katia. Grazie Silvia, grazie Carlo, grazie Lori, grazie Beatrice, grazie Lo Ponte Mary e grazie Fiorella. Allora ragazze, vi mando un saluto che non finisce più, un bacione che non finisce più, vi mando un abbraccio, vi auguro un buon sabato sera perché domani sera non ci vediamo, ma state pronte per domenica pomeriggio alle 3. Per cui un bacione e buona serata, buon fine settimana. Ciao, ciao my big family! Ciao!